Lei è Enrica, un po' la mascotte del Museo della Scienza di Milano. In realtà non è l'unico felino che ha eletto il museo a residenza, ma lei è speciale. Il suo posto preferito è il sottomarino Enrico Toti. Per questo si chiama Enrica. Ora, Enrica, ovviamente, non è parte delle collezioni del museo. Forse però potrebbe esserlo. Da sempre, infatti, i gatti hanno incuriosito i ricercatori. Alcuni ricercatori dell'Università di Kyoto in Giappone hanno studiato le capacità dei gatti di capire le leggi della fisica, in particolare quella di causa ed effetto. Hanno preso una scatola, come questa, e poi hanno messo al suo interno degli oggetti, come questa pallina. E poi hanno scosso la scatola. Lo scopo era capire se il gatto avrebbe associato il rumore della pallina nella scatola con la presenza di un oggetto, aspettandosi quindi che una volta aperta la scatola qualcosa ne cadesse fuori. Analizzando la reazione dei gatti, i ricercatori hanno scoperto che i mici si mostravano stupiti se, scuotendo la scatola, si verificavano fatti insoliti. Ad esempio, se la scatola veniva scossa senza che ci fosse nessun rumore, ma poi, aprendola, ne usciva un oggetto. Ma i ricercatori stessi hanno ammesso che occorrono più studi prima di attribuire ai gatti un ennesimo sesto senso, questa volta per le leggi della logica e della fisica. I genetisti, dal canto loro, hanno cercato di capire come mai i gatti si assomigliano un po' tutti, mentre fra i cani possono esserci grandi diversità. E in effetti non ci sono grandi differenze, ad esempio, fra Enrica è un gatto magari senza pelo, mentre esistono differenze enormi fra un alano e un barboncino. La differenza sembra stare nel fatto che, a differenza dei gatti, nel DNA dei cani ci sono molte parti ripetute. Incrociando quindi diversi animali, è molto facile che i cuccioli abbiano un numero di ripetizioni diverso da quello dei genitori, e questo si rifletterebbe in cambiamenti anche notevoli nell'aspetto fisico, ad esempio in un muso più schiacciato o in dimensioni molto diverse. Il gatto domestico deriva dall'aver addomesticato gatti selvatici la prima volta in Africa 10.000 anni fa. E poi la storia dei nostri rapporti con i gatti si è evoluta attraverso i secoli fino ad arrivare a oggi, quando abitano nelle nostre case circa 500 milioni di gatti. Come abbiamo potuto giungere a questo punto? Beh, una piccola informazione è stata aggiunta appunto dai ricercatori, che hanno esaminato i resti di un gatto che si trova negli scavi di un villaggio di pastori nomadi del Kazakistan risalente a 1000 anni fa, oltre 1000 anni fa in realtà, in pieno Medioevo. Bene, risulta che quel gatto era stato curato e accudito. Le sue ossa mostrano diversi segni di incidenti dopo i quali il gatto si era ripreso, e poi dimostrano segni di un ottimo tipo di nutrizione. E poi soprattutto al gatto era stata data una onorevole sepoltura. Insomma, anche nel centro dell'Asia, 1000 anni fa, quelle popolazioni, che pure certo non dovevano avere vita facile, avevano riservato al loro gatto un trattamento speciale. Ora forse però dovremmo mettere una targa sul Toti per spiegare qualcosa ai nostri discendenti, altrimenti chissà cosa potrebbero pensare fra 1000 anni se dovessero trovare i resti del passaggio di un gatto in un sottomarino parcheggiato a 200 km dal mare. Ma poi, sai Paolo, che sembra che questa abitudine di tenere dei gatti a bordo sia antichissima, la facevano già gli egiziani, poi i vichinghi, è andata avanti fino alla Seconda Guerra Mondiale. Sì, però un gatto in un sottomarino ce l'abbiamo solo noi, eh? E vabbè, dai, tante cose abbiamo solo noi.